L'obiettivo di questo breve filmato è raccontarvi di una iniziativa alquanto ambiziosa e complessa che, nonostante l'ampiezza dell'offerta formativa fornita, gli argomenti che abbiamo trattato sono stati veramente tanti, perché si sono distribuiti su una serie di corsi che abbiamo erogato nel corso di questi mesi, quindi argomenti che vanno dal change management alla smaterializzazione dei documenti, alla firma digitale, alla posta elettronica certificata, ai portali della pubblica amministrazione al servizio del cittadino, concetti di democracy, di government e così via. Sicuramente abbiamo sviscerato temi molto approfonditi, molto importanti per le funzioni manageriali e tecniche e anche per gli strumenti di office automation, sia a livello base che a livello avanzato. Ed il gran numero di partner coinvolti ha permesso di realizzare con successo un percorso di apprendimento per i dipendenti del comune di Bari e di altri comuni dell'area del PIT3. Il ruolo di Spegea all'interno di questo progetto dell'avviso 11 finanziato dalla Regione Puglia Risorse Umane e Società dell'Informazione è stato quello di coordinamento generale, ma a questa importante azione formativa hanno partecipato anche importanti partner. Quindi abbiamo avuto l'Università degli Studi di Bari col Dipartimento di Informatica e con il Dipartimento di Psicologia, Cézanne, Exprivia, Teseo, Studio Delta e Informa. Inoltre c'è stato l'apporto specialistico di Grifo Multimedia. Hanno frequentato l'intero percorso formativo 441 persone, divise in 30 corsi per un totale di 642 ore di aula, 390 ore di laboratorio ed oltre 1000 ore di affiancamento consulenziale, che hanno visto come protagonisti psicologi e tecnici informatici. Il ruolo del Dipartimento di Informatica rappresentato da me all'interno di questo progetto è stato quello di analizzare i possibili strumenti per facilitare il trasferimento delle tecnologie della società dell'informazione all'interno delle pubbliche amministrazioni, in particolare all'interno delle pubbliche amministrazioni locali. Individuati gli strumenti primari da trasferire, abbiamo prodotto un piano di formazione e in relazione al piano di formazione abbiamo prodotto anche il materiale didattico e quindi abbiamo erogato la formazione. Con nostra soddisfazione nei confronti di quanto i discenti sembravano aver acquisito, spero con altrettanta soddisfazione da parte dei discenti. Partecipo a questo progetto Spegea per la formazione del personale del comune di Bari, occupandomi insieme con gli altri colleghi di una specifica funzione che è quella dell'orientamento del personale nel percorso di formazione che sta intraprendendo e che ha intrapreso. Inoltre partecipiamo in tanto in quanto svolgiamo una funzione di accompagnamento, nel senso che aiutiamo tutti quanti i partecipanti alle varie sessioni del corso a sviluppare delle applicazioni o comunque la traduzione concreta ed operativa degli apprendimenti realizzati nel contesto dell'esperienza e del percorso dell'attività lavorativa all'interno della quale possono esprimere le loro potenzialità. Il contributo che abbiamo dato è stato proprio per costruire, per sviluppare e consolidare quelle competenze nel rapporto con l'utenza, piuttosto che competenze strettamente tecniche. Devo fare una considerazione di carattere generale. Evidentemente si tratta di un progetto che, prendendo in considerazione alcuni aspetti connessi al possesso delle competenze tecnologiche in senso stretto, porta il personale, sia i vigili urbani che gli altri dipendenti del comune di Bari, ad esprimere al meglio le loro competenze per migliorare la qualità dei servizi offerti. Il successo di questa iniziativa è stato avvalorato da dati oggettivi elaborati dal nostro partner di progetto Cooperativa Informa. L'altra attività che abbiamo curato nel progetto è un'attività proprio trasversale che riguarda tutto il monitoraggio delle azioni formative e non formative. E da questo punto di vista abbiamo potuto avere un po' un'ottica privilegiata, che era quella di andare a vedere un po' con gli occhi degli utenti, quindi con gli occhi degli operatori del Comune di Bari, come vivevano l'esperienza formativa e quali risultati.
In sintesi, il successo consiste sostanzialmente nell'aver fatto nostro il vero bisogno di apprendimento di ciascun allievo e quindi di essere stati capaci di rispondere puntualmente alle concrete necessità di apprendimento riferite al lavoro di ufficio di tutti i giorni. Guardando questi risultati è facile intuire la competenza dei docenti, ad esempio in termini di efficacia della comunicazione. I corsisti hanno dichiarato il 90% di piena soddisfazione. Se guardiamo invece alle competenze specifiche sulle discipline oggetto della formazione, i corsisti hanno dichiarato piena soddisfazione per ben il 93%. Nell'ambito formativo, il nostro centro di formazione è certificato da diverse player internazionali di tecnologie, fra i quali Microsoft, Autodesk e Adobe, e fanno parte del nostro organico per quanto riguarda appunto l'attività di trasferimento tecnologico di formazione certificata. La capacità di illustrare la teoria con la pratica è stata apprezzata come efficace dall'87%. Ed infine la capacità di fornire suggerimenti pratici per il lavoro di ogni giorno. Pensate, 88% di gradimento da parte di tutti i discenti. I dipendenti dei comuni iscritti ai corsi erano costantemente presenti e soprattutto hanno sollecitato i nostri docenti con domande, richieste di approfondimento, sollecitazioni al fine di veder calato quello che loro stavano imparando nel loro contesto lavorativo quotidiano. Il 100% dei corsisti ha dichiarato veramente efficace l'attività di affiancamento consulenziale, definendola strategica per il loro apprendimento. Alcuni di loro hanno dichiarato scherzosamente: è come se avessimo un angelo custode al nostro fianco. I risultati sono stati molto buoni e oltre a sessioni di aula abbiamo anche svolto una serie di sessioni di affiancamento e di consulenza per seguire direttamente sul posto di lavoro i dipendenti del comune durante questo percorso formativo che li ha visti impegnati. Il progetto ha avuto una valutazione veramente interessante per ciò che attiene la utilità per il lavoro. Ben oltre il 70% di soddisfazione da parte dei corsisti. Questi all'inizio di questa esperienza avevano le idee molto chiare su cosa imparare, ma certamente quello che possiamo dire con entusiasmo è che tutti quanti hanno dichiarato di aver imparato una cosa in più, la conoscenza di sé, che è quella competenza che sicuramente aiuterà loro nei rapporti con i propri colleghi e nel miglioramento dei servizi erogati ai cittadini. Questo progetto l'abbiamo seguito con molto interesse perché ovviamente essendo degli operatori privati del territorio siamo molto interessati ad una modernizzazione dell'efficientamento della pubblica amministrazione locale e nazionale. Riteniamo anche che attraverso l'uso delle tecnologie, delle metodologie ICT ci possono essere dei recuperi di efficienza ed efficacia importanti sia nel settore privato quanto nel settore pubblico, e questa reciproca conoscenza può anche poi servire a sviluppare le collaborazioni tra pubblico e privato, che sicuramente riteniamo siano di grande interesse per noi come imprese, ma anche per i compiti della propria amministrazione nella programmazione e pianificazione dello sviluppo del proprio territorio.